Bella ragazzi, bentornati qui in questo nuovo video incredibile, quasi da reaction. Da reaction, no? Di noi Rubino. Ho sputato. Oggi signori leggeremo un Wattpad, no? Sì. Leggeremo un Wattpad, non abbiamo un ospite, quindi lo leggerò io. Rubino. Oggi leggeremo un Wattpad. Come in ogni Wattpad ci sono dei ruoli. Il Wattpad che abbiamo scelto oggi ha ben 3 protagonisti. Wow, wow, noi 1, 2, 3 precisi. E questo Wattpad è dedicato a YouTube fa cagare. Che verrà fatto da Dread. Poi abbiamo un Mr. Flame, che farò io perché ho la maschera. E poi Rubino. Signori, possiamo cominciare a leggere, no? Questo Wattpad che abbiamo trovato online, scritto da Giorgetto 404 Roma Nord. Questo Wattpad si chiama YouTube fa cagare, sei un paraculone. Dice però Giorgetto c'è Roma Nord. C'è un tocco di rosic in questa frase. Ah, perché lui è Mr. Flame, si sta... Ma che reaction! Ambiguo questa cosa. E parte con un dialogo. Uè, ragazzi, come va? Bene, te? Tutto a posto. Dal vostro Mr. Flame di quartiere. E da David Rubino. Rubino! No! Non è scritto. E da David Rubino, Rubino. No, no, non è Rubi, è Rubino. Ah, Rubino. Rubino. C'ha una voglia, Rubino, di fare sto video. Reaction. Siamo qui ragazzi per fare un nuovo format mai portato su YouTube Italia. Se volete supportare questa nuova serie, vi dico fin da subito, con il cuore in mano, di lasciare un bel like per farmi capire se apprezzerete questo nuovo format. Aspetta, ma noi non abbiamo mai chiesto like nei video, quindi vale come... Noi stiamo leggendo. Ah no, ok. Noi stiamo leggendo. Raga, mi si è appannato un occhio. I miei ospiti qui non hanno la benché minima idea di quello che andremo per fare, ma voi siete pronti per fare tutto in nome dell'arte. Insomma, come avrete già letto dal titolo, sì, più catartico. Come avrete già letto dal titolo, le fanfiction più scandalose di Favij. Non ha senso questa frase. Che cos'è una fanfiction? Ah, ma ho capito. Questa fanfiction è come se YouTube fa cagare stesse facendo un video. Più o meno. Ma che cos'è una fanfiction? Ce lo spiega Rubino. Che cazzo fa Favij? Le fanfiction di fan. No, le fiction di fan. Ah, le fiction di fan, Rubino. Cos'è una fanfiction? No, non me le vedo. No, non me le vedo. Mr. Flame. Ma chi è che l'ha trascritta questa cosa? Ci sta un sito molto famoso chiamato Wattpad che contiene tutte queste fanfiction. Ma veramente? Tutte quante. Ma in dai. Pratica, aspetta, senti, sono delle storie di fantasia scritte dalle tredicenni o da Omiatol che hanno i primi pruriti. Non è che non si dava. In questo caso, queste dodicenni hanno questi pruriti pensando al nostro carissimo Lorenzo Nazionale. Pensa un po'. Giovanotti. Rubino! Infatti. Perché il rossetto? Perché fa punk. Fa punk. Comunque, però... abbiamo appena detto delle cose che hai perso. Quelli che i miei ospiti non sanno è però... che io ho stampato. Stampato? Io ho stampato 3 momenti salienti. Le scene più di queste fanfiction e loro dovranno interpretarle per tutti. Io non ho firmato questa cosa. Io farò il narratore per mantenere l'anonimato. Ah, ma questo qua, ma scommetti che era Mr. Flame che doveva leggere. No, no, è tutto. Non è tutto fa cagare. Perché l'anonimato? Ah, l'anonimato di queste bambine. Io non dirò il loro nick, però sono molto piccole, tipo Novella 2000. Questa prima fanfiction si chiama Sex with 5K visite. Più dei video di più 3D. In questo caso voglio dare il ruolo di Favij a Mr. Flame e il ruolo della pulsella, della dolce dodicenne con i pruriti a David. Tu per cane, veramente. Io farò il narratore. No, più uguale a Rubino. Volevo fare il cane. Esatto, è meglio. Io farò il narratore, dovete interpretare ragazzi. Ci vuole il pathos, avete capito? Il pathos. Ci vuole la reaction. Stabiliamo delle regole. 1. Nessuno entra nella stanza dell'altro senza che l'altro abbia dato il permesso quando si bussa. Ok, Ali, finito? No, 3. Che cazzo è un tenente? Niente nomignoli di tipo Ali. Ah, 3, niente nomignoli di tipo Ali, chiaro? Sì, Alison. Vado nella mia stanza, Lorenzo. Lorenzo. Ah, visto, sono una pulsella, ho anticipato il funzionamento. Sì, narratore. Sì, sì. Entri nella tua stanza, finalmente da sola, riprendi le tue scarpette e inizi, con 2 Z, a esercitarti, perché lei è una ballerina. Oh sì, dal piano di sotto. Alison, Lorenzo, siamo tornati. E scendete insieme.
E niente ragazzi, queste erano le interpretazioni magistrali delle fanfiction su Favij. Tutto questo era per dire che io devo far cagare. In questo caso è stato un po' un paraculone, perché questa cosa l'abbiamo inventata noi, non Favij. Ci potevano citare. Ma ci hanno citato, hanno detto che usiamo Wattpad. Hanno detto che l'avevano fatto anche gli altri. In realtà quello che hanno fatto loro l'abbiamo fatto solo noi. Cosa che anche noi probabilmente avremmo abbiamo fatto. Abbiamo fatto da qualcuno senza conoscerlo. Chiunque copia, però non è il fatto di copiare, è il fatto di essere un paragulone. Paragulone! Perché no, allora, l'hanno fatto Favij, allora, Leonardo, De Carli, noi, però nessuno l'ha mai reinterpretato come abbiamo fatto noi. Esatto, per cui potevi essere più chiaro anziché... Ma quindi un video accusatorio. Super accusatorio. Ci porteremo in tribunale. Ci vediamo in tribunale. Forse ci diamo, cioè, perché io sarò già lì per altri motivi. Io me ne vado.